Buongiorno a tutti. Abbiamo sentito nella musica quello che vogliamo fare nell'informatica, il passaggio dal computer classico al computer quantistico, dal bit al qubit nella tecnologia di domani, tecnologia che dovrebbe sfruttare la meccanica quantistica. Comportamenti che, per quanto bizzarri, e dietro di me in questa immagine abbiamo davvero un comportamento bizzarro, se invece dei due sciatori che vediamo alle mie spalle ci fossero degli elettroni, questi comportamenti accadono per davvero. Quindi dal mondo bizzarro della meccanica quantistica al computer di domani, al computer quantistico. Per capire un po' l'innovazione introdotta dal computer quantistico, partiamo invece dal computer attuale, dai limiti che dobbiamo affrontare nella tecnologia attuale. Anche il computer di oggi è stato reso possibile grazie a un cambiamento epocale, l'invenzione del transistor. Dai tre personaggi, tre ricercatori che vediamo nella fotografia dietro alle mie spalle, Shockley, Bardeen e Brattain, che hanno ricevuto 60 anni fa ormai il premio Nobel per l'invenzione del transistor, anch'esso figlio della meccanica quantistica, in quanto si basa sulla scoperta della struttura atomica. Il transistor, dunque, il transistor che è l'unità fondamentale per tutta la nostra tecnologia moderna. Tutti i microprocessori contengono un numero enorme di transistor. Pensate che noi in questa sala, se mettiamo insieme tutta la nostra tecnologia, abbiamo più di 1.000 miliardi di transistor, impacchettati insieme appunto su questi microprocessori, un numero enorme di transistor. Fin dove ci possiamo spingere? Fin dove possiamo aumentare la potenza di calcolo? Ovviamente tutto dipende da quanto possiamo rimpicciolire i transistor. Qui abbiamo invece la curva che ci dice, la cosiddetta legge di Moore, che ci dice che il numero di transistor raddoppia circa ogni 18 mesi. Si arriverà però ad un momento in cui questo aumento del numero dei transistor arriverà ad un limite? Certamente sì. Questo momento è quando si arriva al limite della scala atomica. Non possiamo immaginare di fare un transistor più piccolo dell'atomo. A questo punto cosa facciamo? Rimaniamo lì e ci accontentiamo della nostra tecnologia? No, invece quello che faremo è sfruttare proprio la meccanica quantistica non più come un limite, ma come un'enorme opportunità, come una risorsa che ci permetterà di andare avanti. La meccanica quantistica, questo pilastro della nostra conoscenza del mondo, della fisica moderna, qui abbiamo uno dei congressi più famosi, sicuramente riconoscete dei personaggi in questa fotografia, che descrive il comportamento delle particelle, degli atomi, ma anche delle molecole, quindi descrive la struttura dell'atomo attraverso un'invenzione epocale della funzione d'onda, la funzione d'onda che raccoglie il comportamento dei sistemi atomici su scala molto piccola dunque. Quali sono i comportamenti della meccanica quantistica che vorremmo sfruttare nei computer di domani? Il primo e il più importante è la cosiddetta sovrapposizione quantistica, quindi che la funzione d'onda può essere, e lo è per i sistemi microscopici, la somma di tutti i comportamenti. I sistemi atomici si trovano simultaneamente in più stati, in tutti quelli permessi dalla meccanica quantistica. Quindi se un elettrone può andare a destra o a sinistra, nella meccanica quantistica andrà in contemporanea sia a destra che a sinistra. Il secondo comportamento della meccanica quantistica è il famoso l'entanglement. L'entanglement, che vuol dire un aggrovigliamento fra le particelle che sono nate insieme o che hanno interagito, e che se per esempio prendiamo due particelle, mettiamo Alice e Bob, che sono in uno stato entangled, anche se le allontaniamo a distanze molto grandi, se noi facciamo qualcosa a Bob, Alice ne risente istantaneamente. Per usare una metafora un po' romantica, è come per gli innamorati, anche loro sono, se vogliamo, in uno stato entangled. Queste proprietà hanno fatto sì che Niels Bohr, uno dei padri fondatori della meccanica quantistica, ha detto a proposito di questa teoria e come non dargli retta,
Chi non resta sbalordito dalla meccanica quantistica evidentemente non la capisce. Dunque, a partire da queste due capisaldi, quindi la sovrapposizione e l'entanglement, Richard Feynman e David Deutsch, che vediamo in queste immagini, hanno proposto la costruzione di un nuovo tipo di computer concettualmente molto diverso da quello attuale. In cosa è diverso questo computer? Il computer attuale funziona avendo alla base quello che si chiama il bit, quindi una concatenazione di 0 e 1 che danno alla fine, attraverso gli algoritmi, i risultati finali. Nella meccanica quantistica, invece, sfruttando proprio la sovrapposizione degli stati, possiamo adoperare 0 ed 1 simultaneamente. Questo ovviamente ci dà l'avvio ad un aumento della potenza di calcolo esponenziale, quindi computer molto più veloci e molto molto più potenti. Vediamo qual è il passaggio dal bit, bit 0. Il bit 1. Il qubit invece. Fantastico davvero. Done, sarebbe veramente fantastico se anche noi, donne, è vero, potessimo talvolta essere in uno stato entangled, fare più cose contemporaneamente. Però siamo oggetti troppo grandi, miliardi di atomi insieme che non mantengono lo stato di sovrapposizione quantistica. Dunque, se è tutto così meraviglioso, dov'è questo computer quantistico? Perché non ce l'abbiamo già? Perché è molto difficile generare stati in sovrapposizione, soprattutto mantenerli in vita, è difficilissimo. Ed è quello che stiamo provando a fare. Vediamo il nemico da combattere. Quello che vorremmo è la sinfonia quantistica. Se invece c'è qualcosa che disturba il pianista, per esempio, guarda il cellulare. Cosa succede? Perde la coerenza. Il qubit scompare, il sistema non funziona più. Quindi la decoerenza distrugge, è il nemico da combattere ed è facile che avviene. La decoerenza distrugge il qubit, quindi il comportamento, lo stato entangled, quello è lo stato di sovrapposizione quantistica che volevamo sfruttare, non c'è più, è scomparso, è andato via. Ci sono tanti laboratori nel mondo in cui si fanno dei lavori proprio per riuscire a mantenere il qubit, a generarlo e mantenerlo in vita. Anche noi, col gruppo che ho il piacere e anche il dovere di coordinare in un esperimento ai laboratori del Gran Sasso sotto la montagna, in questo laboratorio meraviglioso che unisce L'Aquila e Teramo, stiamo provando su sistemi atomici e nucleari a lavorare sulla sovrapposizione quantistica e trovare dei limiti oppure delle condizioni che rendono le tecnologie quantistiche futuri più accessibili di quello che non sono oggi. Esistono già alcuni prototipi di computer quantistici. Li vedete qui in questa immagine, prototipi molto complicati, molto grandi, come gli armadi. Ma non dimentichiamoci che anche i nostri computer di oggi erano come gli armadi tanti anni fa.
Quindi questo ci dà la speranza che in un domani le tecnologie quantistiche ci permetteranno di avere questo meraviglioso computer che cosa farà? Fra 20 anni immaginiamo questo computer che ci darà la crittografia quantistica, sicurezza informatica, i ladri di informazione, gli hacker avranno vita molto difficile, in quanto appena si inseriscono verranno intercettati perché distruggono la coerenza quantistica. Saranno utili per studiare la chimica, i sistemi molecolari, in biologia, in medicina e anche per studiare il cervello, questa meravigliosa struttura composta da miliardi e miliardi di neuroni. Last but not least, saranno utili in un mondo globalizzato a lavorare con i big data. Noi viviamo con i big data e i computer quantistici ci aiuteranno a risolvere, analizzare più velocemente questi big data. Quindi, per finire, voglio solo dire che le tecnologie quantistiche, il passaggio attraverso una sinfonia quantistica dalla Beat Generation alla Qubit Generation cambieranno il nostro mondo. It's amazing, it's challenging, but it's also fun. So let's do it. Ringrazio. Ringrazio Venceslao Marinaro. Grazie.